Bene, eccoci alla seconda parte di questo facile video tutorial dedicato ai fogli elettronici, detto e chiamato Excel, ma non necessariamente Excel di Office, va benissimo quello di OpenOffice o qualunque altro foglio elettronico. E gli elementi di base, le logiche di base sono le stesse. Allora, oggi tratteremo di alcune funzioni e in particolare di quelle matematiche. Naturalmente, essendo questo un videocorso che vuole essere semplice e immediatamente fruibile, non abbiamo l'intenzione di ingolfare le lezioni con specifiche tecniche, cose difficili o procedure complicate. Le funzioni che ho scelto tra quelle matematiche, poi ce ne saranno altre di altro tipo nelle altre lezioni, sono queste qua che vedete in qualche modo elencate nel foglio: combinazione, conta se, somma se, arrotondo, fattoriale ed esponente. Naturalmente sono solo alcune delle decine di funzioni di matematica che trovate quando usate il menu Inserisci funzione. Vedete che qua potete selezionare quelle matematiche e notate tutte quante ce ne sono. Per il momento utilizziamo quelle che ho scelto. Allora, intanto, come procedura di metodo, è bene avere sempre a disposizione una zona di input. Input significa inserimento dei dati. In questo caso, la mia zona principale, poi ce ne saranno altre secondarie, è questa qua, A1, A2, a cui eventualmente fare riferimento per tutti i nostri calcoli. Già abbiamo detto, lo ripetiamo, che i fogli di calcolo come Excel hanno un principio molto utile e molto gestibile, facilmente gestibile, che è quello di lavorare sugli indirizzi e non tanto sui contenuti degli indirizzi. Questo, come abbiamo visto nella precedente lezione che era introduttiva, ci permette di cambiare le variabili negli indirizzi e quindi evitare di fare i calcoli da capo, lasciando a Excel il compito di farli in vece nostra. Cominciamo allora con una funzione matematica che si chiama combinazione. Combinazione non è una lezione a sé, anche se lo dovrebbe essere, ma in pratica vuol dire mischiare gli elementi in gruppi il cui numero viene assegnato. Per esempio, qua è già posizionato tre elementi che voglio fare in gruppi da due. I tre elementi sono, mettiamo il caso, A, B e C. Li voglio mischiare facendo delle coppie. Quindi, se n è A, B e C, perché sono 3, il K, il numero degli elementi del gruppo, sarà 2 perché ho deciso di fare delle coppie. Va da sé, piccola digressione di tipo matematico, che in questo specifico esempio il K può essere uguale all'n, ma non superarlo, nel senso che se ho tre elementi non posso fare gruppi da 4, da 5, da 6, da 7. Devo fare gruppi da 1, da 2 o massimo da 3. In questo caso, ripeto, abbiamo deciso di fare gruppi da 2, partendo sempre dagli elementi A, B e C. Tutto ciò come lo si dice a Excel? Vediamo. Excel ha una combinazione
già, come dire, prevista dalle funzioni, che si chiama molto banalmente combinazione. Quello che dobbiamo gestire noi è, a parte la sintassi, no? Scrivere più combinazione, aperte parentesi, senza spazio, perché sta scritto F5, F6 qua, F5, punto e virgola, F6. Perché in questo foglio, ma ovviamente le cose sono gestibili a piacimento, ho deciso che la mia N e la mia IK K sia una posizionata in F5, quindi qua, l'altra posizionata in F6, quindi qua. Quindi per me, perché l'ho deciso io, questo sarà N, questo sarà K. Tradotto in linguaggio comune, questo è il numero totale degli elementi che voglio mischiare, questo è il modo che ho scelto di mischiarli. In questo caso a coppie, quindi il K sarà 2. Andiamo a vedere perché il risultato è 3. Perché nella funzione che Excel ci procura, scritta in questo modo e non in altri, la combinazione di tre elementi presi a coppie dà 3. Cioè, che cosa vuol dire questo 3? Vuol dire che abbiamo solo tre modi per mischiare in modo combinazione tre elementi a coppie. Quali sono questi modi? Eccoli qua. AB, AC, BC. Ne vedete altri? Io no. Quindi, questa procedura è molto utile in un certo tipo di matematica che si chiama calcolo combinatorio. Ma ovviamente, al di là della formula che possiamo anche vedere più in là o prendere da internet, dai libri, da dove volete, questa soluzione che si chiama combinazione può essere applicata molto semplicemente e soprattutto molto utilmente a tutti quei casi, per esempio per il gioco, per i giochi Superenalotto, schedine, eccetera, eccetera, di cui noi volessimo calcolare appunto le combinazioni, cioè quanti modi ho per mischiare tutte le mie soluzioni. Da questo poi ci sarebbe anche un profilo probabilistico, ma è ovvio che tutto ciò esula, come dire, dallo spirito del nostro corso. Torniamo alla combinazione e in generale al foglio. Io qua ho preferito, come consiglio, non immettere dei dati, cioè nella riga di comando non ho messo, come dire, il dato numerico della situazione. F5 e F6 potevo scrivere 3 e 2. Qual era la... Il risultato non cambiava, ma qual era la differenza? La differenza era semplicemente che potendo o volendo cambiare questo 3 e questo 2, sarei dovuto andare nella formula, in questa riga di comando, riga di digitazione, diciamo così, e variare al posto di F5 mettere il 3, al posto di F6 mettere il 2, e ogni volta fare questa procedura. Ho trovato più comodo, ed è più comodo, fissare solamente nella formula della combinazione l'indirizzo di questi due. Di queste due variabili, F5 e F6, poi gestirlo da qua come se fosse un comando, no? In qualche modo, le mie cose. Per esempio, se volessi cambiare 5 elementi messi in gruppi da 3, ecco che la combinazione non è cambiata come formula, è cambiato solamente il risultato, così come a me serviva. 5 elementi in gruppi da 3 fa 10, gruppi da 4 ovviamente fa un altro numero che è 5, gruppi da 5 fa ancora un altro numero che è 1, perché io posso mischiare 5 elementi in un gruppo da 5 solamente in un modo, mettendoli in quel modo là. Abbiamo anche la possibilità di sbagliare volontariamente, cioè di prendere 5 elementi e volerli mischiare in gruppi da 6.
abbiamo già spiegato che è impossibile, e infatti Excel, per questa combinazione di 5 elementi in gruppi da 6, ci dà un errore catalogato 502, ma che significa hai sbagliato, devi correggere la formula, in questo caso non tanto la formula in sé, ma le variabili della formula. Infatti, se io faccio 66, ritorna a essere un numero corretto. Poi posso sbizzarrirmi come voglio, come vedete, e fare tutto quello che mi serve. Va bene? Questo è per quanto riguarda la combinazione. La seconda funzione matematica che è interessante e che ho previsto che si capisca in qualche modo è una funzione diciamo a metà strada tra quelle matematiche e quelle logiche che sono anche più interessanti e più utili, vedremo nelle prossime lezioni. Questa funzione si chiama conta se e significa proprio quello che sta scritto, nel senso che devi contare, il soggetto è Excel, devi contare qualcosa se succede qualcos'altro. Vediamo che significa questa cosa. Allora, intanto la sintassi, che vi prego sempre di valutare bene, perché se sbagliate anche una minima cosa di questa sintassi, cioè magari ci mettete uno spazio invece del punto, ci mettete una virgola, invece del punto e virgola ci mettete due punti o viceversa, cioè la parentesi, l'aprite e non la chiudete, questa cosa non funziona più. Potreste, magari non in questo caso perché è semplice, ma nelle formule più complesse, identificate, eccetera, eccetera, potreste trovare molto faticoso cercare dove sta l'errore. Allora, il conta se ha questa sintassi, vuol dire conta se col punto, conta punto se, aperta parentesi, A1A2, che è come dire lo spazio dell'input. Punto e virgola F11. Andiamo a vedere che significa. Allora, se A1 e A2 sono dei numeri, allora guarda di contare i riferimenti che ti ho dato in F11. Facciamo un cambiamento, vedete 3, 4, perché è cambiato, col 3 è rimasto 1 e 1, col 4 è rimasto 0 e 1, perché? Perché in questa formula stava scritto conta se A1 e A2 ha un riferimento a F11, quindi qua questo riferimento col 4 no, l'ha perso perché questo è un 3, per cui ha dato 0. Naturalmente se scriviamo 5 è lo stesso, se scriviamo 6 è lo stesso, se scriviamo 1 è lo stesso perché quello è un 3, se scriviamo 2, vedete, ha trovato il 2 che sta qua sotto perché noi abbiamo detto che l'area è A1, A2. Per cui se trovi il 2 mi fa questo. Questa somma. Se trovi 3, dice ce ne sta uno solo di 3, eccetera, eccetera. Quindi il contare, che non è il sommare che vediamo dopo, il contare l'elemento in base a un criterio che gli ho dato. Il 4 naturalmente non ci sta e quindi non conta nessun 4, lui conterà solo i 2 una volta e i 3 una volta. È un eventuale 0. Non c'è e quindi darà 0. Eventuale meno 1, facciamo un'ipotesi, darà 0 perché in questa zona input né in A1 né in A2 troverà questo valore che è meno 1. Ripeto, invece se gli do 3, lui conta il 3 e dice una volta. Infatti il 3 compare una volta. Seconda il 2, lui dice una volta perché trova un 2.
secondo il 4 dirà 0 volte perché il 4 non c'è. Ho scritto a fianco, per dare una indicazione più precisa, da A, quindi un intervallo, con riferimento. Da A, da 1 a 2, con riferimento in F11. Quindi l'abbiamo avuto come riferimento. Possiamo farne a meno. Da A senza riferimento. È cambiato. Allora, guardiamolo bene. Guardiamo la riga di digitazione. Con riferimento sta scritto che nella area A1 A2 dammi il risultato in F11. Qua invece sta scritto un'altra cosa. Se nell'area A1 A2 vedi qualcosa maggiore di 2, dimmelo, contalo. Se no, no. In questo momento, Excel che ha fatto? È andato nell'area 1 a 2, ha visto che c'è un elemento maggiore di 2, che è il 3, e me l'ha contato una volta. Maggiore di 2, io potrei scrivere 2 qua, e lui fa 0. Perché? Perché, ripetiamo la logica, nell'area 1 a 2, che è questa, lui ha cercato un riferimento maggiore di 2, non l'ha trovato perché entrambi sono 2, che non significa maggiore di 2, per cui il conto è 0. Se noi avessimo fatto 3 e 3, lui avrebbe ricalcolato la cosa e avrebbe detto nell'area 1 a 2, sempre questa in celestino, ci sta qualche elemento maggiore di 2? Sì, ce ne stanno 2, il 3 e il 3. Lo stesso naturalmente sarebbe 4 e 4, 5 e 5, eccetera, eccetera. Non è che basterà che sia maggiore di 2. Quindi la differenza tra questo con un riferimento esterno e questo è semplicemente l'utilità che se ne vuole fare. Conta se c'è questo riferimento esterno, però naturalmente è un riferimento di tipo fisso, non è minore, maggiore, eccetera, è solo uguale a, in questo caso uguale a 4, e questo che è più, come dire, fruibile, maggiore di un certo numero. Naturalmente si potrebbe giocare qua con maggiore di un riferimento, minore di un riferimento, uguale a un riferimento, eccetera, eccetera. Questo lo lascio alla buona volontà e all'intelligenza di chi sta seguendo questo corso. La terza funzione matematica si chiama somma se, che come è facile capire è un po' diversa da conta se. Questa funzione mi somma le variabili che io ho deciso che debbano essere sommate a una condizione, infatti ci sta quel se. Vediamo come sfruttare questa funzione. Per esempio, qua ci stanno un paio di elementi che vanno spiegati. Ecco, la sintassi è la solita, in essenza, che invece di conto si dice somma se, si scrive somma se, la solita parentesi, poi vediamo qua, il livello dell'area è sempre a 1 a 2, ma non perché è obbligatorio che sia questo, ma perché l'ho scelto io che sia questo, il punto e virgola per separare i criteri, tra virgolette uguale a Pippo, e poi fammi questa cosa qua, un'altra area, che questa è in giallo. Allora, andiamo a vedere. Qua dice, se nell'area ci sta scritto Pippo, fammi la somma di quest'area, cioè fammi la somma di quelle che trovi in F15 e in F16. L'ha fatta la somma? Zero. No. Perché non l'ha fatta la somma? Perché in quest'area, A1, A2, non ci sta scritto Pippo, sta scritto 4 e 5. Andiamoci a scrivere Pippo una volta qua. Ecco. Allora, ma lui che ha fatto? Lui sarebbe Excel. Ha visto nell'area A1 A2. Perfetto. Ha visto che in A1 e non in A2 sta scritto Pippo e ha fatto una somma parziale.
nel senso che ha guardato solo quest'area, questo pezzo dell'area gialla. Perché io ho detto, l'ha diviso a mare, se trovi Pippo, ma lui Pippo qua sotto non l'ha trovato, ha trovato un numero. E quindi non mi ha pensato proprio. La somma totale, secondo lui, è 2, ma pure secondo me, perché, come dire, la logica vuol dire proprio quello. Se io faccio Pippo pure qua sotto, lui che fa? Vede che sono rispettati i parametri, le logiche. In quest'area sta scritto tutte e due Pippo, quindi posso sommare 2 e 3, e infatti 2 e 3 fa 5. Non è che Pippo più Pippo fa 5, è 2 e 3 che fa 5. Forse non è chiaro. Vediamo di rendere più chiaro. Qua ci fosse 3. Perché è uscito 2? Perché lui ha fatto, qua è venuto rispettato questo che scrivo qua, Pippo. Qua non è venuto rispettato. Allora io sommo solo la prima parte. Invertiamo. Scriviamo 3 qua e Pippo qua. Ho sbagliato. 3 qua e Pippo qua. Ok. Perché ha scritto 3? Benissimo. Perché in F15 ha trovato 3 e no Pippo. Quindi il 2 per lui non c'è. In A2 invece ha trovato Pippo e allora mi ha calcolato la somma che ha trovato qua in F16. Chiaro? Naturalmente, se scrivo Pippo Pippo come prima, lui mi farà la somma completa. Facciamo un'altra ipotesi. Allora, qua era uguale a Pippo, uguale alla parola Pippo. Qua è diverso si fa così con queste due, minore e il maggiore che avete sulla tastiera. Allora, diverso da Pippo. Allora, che significa qua? Tu fammi la somma se, la condizione è la solita, se trovi qualcosa diverso da Pippo. Scriviamo Poppy. Allora, dobbiamo leggere qua, naturalmente. Questo è l'esempio di prima. Perché lui ha fatto 2? Perché qua è diverso da Pippo, Poppi, sì o no? Sì, Poppi è diverso da Pippo. Quindi lui mi ha letto quello che ha trovato qua, 2. Poi è andato qua, ha trovato Pippo, ma lui vuole qualcosa di diverso da Pippo, quindi il 3 corrispondente non me l'ha trovato. Se io qua scrivo Puppo, lui mi fa la somma corretta, nel senso che qua ha trovato e qua ha trovato tutte e due una cosa diversa da Pippo. Uno Poppi è nato Puppo. Per cui 2 più 3 me l'ha sommato e ha fatto 5. Ovviamente diverso da Pippo significa tutto. Se metto 78 qua, pur diverso da Pippo è. E quindi va bene. Per lui non è il numero 78, è un contenuto diverso da Pippo. A questo a lui basta per fare la somma. Questo si sta intravedendo, spero, l'utilità di questa cosa su certi controlli che possiamo fare in certi elenchi, in database, eccetera, eccetera. Poi vediamo. Se scrivo, ripeto, Pippo, succede invece un'altra cosa. Lui ha detto, vabbè, io cerco qualcosa di diverso da Pippo. Qua è Pippo, quindi non lo calcolo e questo 2 rimane così. Qua è diverso da Pippo perché è Puppo ed è quindi calcolabile e, non met e ci metto 3. Chiaro? Un'altra variabile della somma se è uguale a un numero. Allora, che significa questo? Se nell'area 1, 2 che abbiamo, come dite, letto la nostra area di interesse, trovi una cosa uguale a 3, fammi la somma, se no no. Vediamo se è vero. Metto 3. Perché ha scritto 2? Perché lui ha letto l'area A1 A2, ha trovato solamente i 3 qua. Quindi
quindi andate a leggere il 2. Perché andate a leggere il 2? Sempre perché nell'argomento finale ci sta scritto F15 F16. Il 2 punti significa da F15 a F16, così come il 2 punti di qua significa da A1 a A2. Naturalmente queste sono piccole aree che si possono estendere quanto e come si voglia. Chiaro? Allora, uguale a 1. Mo, ultima cosa che vogliamo sperimentare col somma, sì, non ci interessa di avere un riferimento esterno, cioè noi vogliamo fare una cosa più semplice. Vammi a leggere se nell'area da 1 a 2 ci sta 3, se ci sta 3 mi fai le somme, se no niente. Per lui ovviamente questo vuol dire 3 più puppo uguale a 3, 3 più 3 sarà uguale a 6, e infatti te lo somma. Chiaro? Ma se faccio 3 più 4 non mi fa 7, perché io ho detto deve essere uguale a 3, per cui lui ha trovato solo sto 3 e me l'ha sommato. Finiamo con argomenti matematici molto più semplici sia da spiegare che da capire. La rotonda è il primo di questi. Ben inteso, la rotonda è una funzione matematica, ma può essere svolta anche come formato di cella. Adesso stiamo facendo le funzioni matematiche, quindi intendiamolo come funzione matematica. La funzione rotonda, come vedete, è molto semplice. Si scrive arrotondo e si mette il riferimento di quel contenuto che si vuole arrotondare. In questo caso F21. In F21, cioè qua, io ho messo apposta un numero che desidero che sia arrotondato. Ricordo che l'arrotondamento in matematica è automatico con la regola, con la famosa regola del 5, nel senso che fino a 0,5 non si arrotonda, dopo questa cifra, 0,5, si arrotonda per eccesso, quindi all'intero superiore. Prima di questo 0,5 si arrotonderà per difetto all'intero inferiore. Tradotto significa che se io volessi arrotondare solo con questa funzione, arrotondo, un 3,6, la funzione mi arrotonda a 4 perché 3,6 è oltre 0,5. Se faccio invece 3,5, mi continua, scusate, 3,3 per esempio, mi continua a calcolare l'arrotondamento, però questa volta per difetto, vedete, perché non è 3,5 o superiore a 5, ma è inferiore a 0,5. Quindi questo arrotondamento lo possiamo gestire secondo regole matematiche, non secondo il caso. Andiamo velocemente al fattoriale. Fattoriale di F3, la solita sintassi, fattoriale senza spazio, tra parentesi F23, cioè questo riferimento qua. Fattoriale significa la moltiplicazione di tutti i fattori interi consecutivi crescenti da 1 a n, recita, come dire, la matematica. In questo caso, se è 3, fattoriale di 3 sarà 1 per 2 per 3, e 1 per 2 per 3 fa chiaramente 6. Fattoriale di 5 farà 120, perché 1 per 2 per 3 per 4 per 5 è uguale a 120. Questa cosa è molto comoda per certe formule matematiche, oppure banalmente per avere un calcolo immediato di un n che potrebbe dare dei risultati spaventosi, per esempio n12, già stiamo nell'ordine dei centinaia di milioni, 479 milioni, eccetera. Chiaro? Ultima cosa di questa puntata, la potenza. È più fruibile di una potenza della calcolatrice, perché la funzione potenza ci dà
indifferentemente qualunque esponente, non solo il quadrato o il cubo, ma qualunque esponente mettessimo nel riferimento che io ho messo qua. La sintassi è la solita: potenza, parentesi, a 1, punto e virgola F25, che significa fammi la potenza di A1, A1 vi ricordo è 4 in questo senso, secondo l'esponente F25. E lui che ha fatto? Ha messo 4 al quadrato e ovviamente mi ha riportato 16. Se io volessi fare il cubo, ci metto 3 qua, 4 al cubo 64, 4 alla decima, numero spaventoso di questo tipo, 1.048.576. Bene, con questo abbiamo finito. La prossima volta vedremo altri tipi di funzioni che non sono matematiche. Arrivederci.